Vorrei rivolgermi a tutti gli ammalati che sono col virus e che soffrono la malattia e a tanti che soffrono incertezze sulle proprie malattie. Ringrazio di cuore personale ospedaliere, i medici, gli infermieri, i volontari che in questo momento tanto difficile sono accanto alle persone che soffrono. Ringrazio a tutti i cristiani, a tutti gli uomini e donne di buona volontà che pregano per questo momento, tutti uniti, qualsiasi sia la tradizione religiosa alla quale appartengono. Grazie di cuore per questo sforzo. Non vorrei che questo dolore, questa epidemia tanto forte ci faccia dimenticare i poveri siriani che stanno soffrendo al limite della Grecia e la Turchia, popolo sofferente da anni. Devono fuggire dalla guerra, della fame, delle malattie. Non dimentichiamo i fratelli e le sorelle, tanti bambini che stanno soffrendo lì.